per quanto riguarda la delibera che garantisce la permanenza del parco di gomma, la Sì. 0042, approvata il 3 novembre, credo. Sì. Auspica anche che diventi un parco divertimenti quel suolo. Qua invece questa delibera e quindi il parco, quale bene può generare sul territorio? Si tratta di occupazione di suolo pubblico e va gestito come tale. Noi con quella delibera abbiamo, come dire, lanciato un segnale, abbiamo fatto dato un'indicazione all'amministrazione comunale dicendo che a noi sta bene, come organo, cioè come circoscrizione, credo che sia stata approvata anche all'unanimità, che quell'area sia utilizzata per, diciamo, con finalità di svago, di intrattenimento per bambini e ragazzi. Ovviamente questo non preclude nulla circa poi chi sia ad utilizzare, tanta gente, tanti che vengono da altri quartieri della città, è molto utilizzata, quindi ci sembra opportuna come scelta di occupazione in quell'area, che prima di allora, va detto, era abbandonata, non era incolta, anche con molti problemi di igiene, animali vari, che invece gli attuali gestori tengono pulita e ordinata. C'è stato un provvedimento un po', diciamo, insolito, per esempio per Halloween, in cui i bambini sono stati fatti andare gratis a questo parco di gomma. Sarà forse il decimo evento di questo tipo che realizziamo in collaborazione con diciamo, gli attuali gestori. Cioè abbiamo organizzato tanti eventi diciamo, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, un saluto ai ragazzi di prima elementare della circoscrizione o alla fine, oppure in occasione del carnevale, delle feste in maschera, tanti diciamo, eventi, perché abbiamo sempre trovato, come dire, una buona collaborazione con diciamo, gli attuali gestori della struttura, che senza, diciamo, senza costi per la circoscrizione diciamo, organizziamo queste feste all'ingresso libero.